Comunque, io non lo volevo fare il terzo episodio del gioco della palla, ma a quanto pare abbiamo raggiunto i 4500 mi piace, non me ne ero accorto, e siamo tornati su The Game of Sisyphus, dove dobbiamo raggiungere un punto che non sappiamo bene dove sia, cercando di trascinare questa sfera in pietra, evitando degli ostacoli, che cercheranno di rimandarla all'inizio. Ve lo dico, se torna all'inizio, io chiudo baracca, burattini e disinstallo. Pollicione in su, io vi auguro una buona visione. Eppure era stato un mese tranquillo. Ero così sereno a fare tutti i giochi strani, particolari. Eccoci qua, siamo tornati. Miracolo che il checkpoint esista veramente. Cioè, immaginatevi, se così non fosse stato, avremmo avuto un grande problema. No, non scherziamo. Non scherziamo, cosa... Cioè, proprio il piede sbagliato. Calma. Oh! No! È uno scherzo, dai. No, è uno scherzo. Ho chiuso il gioco. Per sicurezza, raga, ho chiuso il gioco. Spero che mi riprenda il salvataggio prima di qua. The Struggle, tua madre! Albert Campus. Preghiamo tutti insieme. Perché ci sono le bande nere? No! No, amico, non hai capito. Era palesemente un segno che noi questa cosa non la dobbiamo fare. Non mi ricordo più come funziona, cioè non riesco a spingerla dove voglio. Cioè, non che le altre volte ci riuscissi, però avevo un minimo di tecnica, l'avevo acquisita piano piano. Bon, già essere nuovamente qui è un ottimo punto di partenza. Allora, aspettiamo che spinga su tutto e poi ci comportiamo di conseguenza. Bravo. Spingi. Ha già fatto? Ah, devo andare. Non tocca le spine, vero? No. Ok, vado. Bene. Le frecce qua non sono un problema per la palla. Sono un problema per me, ovviamente. Se colpiscono il sottoscritto, ci mandano a terra. E se ci mandano a terra... Oh! Liscio più totale. L'unica domanda è quante fasi ancora ci sono da superare. Cioè, arriverà il momento in cui si concluderà? Perché io lo dico, ci posso stare un'ora su questo gioco, ma poi viene un aneurisma. Cioè, perdo il controllo proprio psicofisico. Dai, calma. Allora, un po' più avanti puoi andare. Non troppo, ok, ha spinto. No, vedi? Vedi che però accade questo! L'aveva già fatto, l'aveva! Fermati, per l'amor di Dio! Di nuovo! Io porto questa palla! Prima o poi da qualche parte arriveremo! Voglio proprio sperarci! Quindi la spina iniziale in realtà torna subito giù. Non fa il doppio tum tum. Quelle più avanti, sì. Già due volte che riparto dai cactus. Spero che siano le ultime due che supereremo questa parte, per favore. C'è la gravità della situazione che serve davvero troppa pazienza. E io veramente non so se ce l'ho a disposizione, non lo so. Ah, spingi, ok. Tre ponzate, vai. Teoricamente qua è facile, no? Buono. Spara, 1, 2, 3, vado. Vado adesso. Qua è già difficile, eh? Calmo. 2, 3. Spara se puoi. 1, 2, 3. Vado. Ora o mai più. Easy in realtà. È facile, no? Ci fermiamo esattamente qui. Rispara e vado avanti. E adesso dovrebbe andare verso il basso, giusto? Sì. Ok. Topperia. Ora appena si rialza devo andare. Appena si rialza però, eh. Ora o mai più. Vai! Ah! No! L'ha presa! L'ho bloccata! Ok. Buono, va bene lì. Oh mio Dio! Posso andare? Vado. Spingila. E anche questo è fatto. Ok. Stiamo andando da Dio, raga. Da Dio! Non dovrebbe poter accadere niente di sbagliato, no? Spara dritto. Poi ritornerà indietro. Non mi prendere. Easy. Una buona vibe. Quindi il pattern è da 3. Lo aspettiamo. 1, 2,
3. No! Come fa? Non può averla presa, dai. Ok, ok, calma, calma. Devi spingerla. Oh! Ma quella freccia poteva rovinare tutto. E invece... ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Calma. Ok, calma. Aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Non stare troppo vicino. 1, 2, 3. Adesso, adesso mai più. Bella. È fatta, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta, è superato. Sì. Non so che impatto potrà avere. Va piano comunque, è uno stupidissimo spaventapasseri, dai. Non può essere grave, non c'è modo che sia grave, eh. Anzi, quello lì a destra potrebbe quasi aiutarmi a spingerla. Ditemi se sbaglio. Non ci andremo. Tirerò dritto. È incredibile come alcune fasi precedenti a questa, sinceramente, mi siano sembrate estremamente più complicate di questa, no? Ora facciamo passare Mr. Muppet. Mr. Muppet. Ok. Bene. Focus. Calma. Cos'è questo incrocio che si genera qua? E io dove passo? Passo alto. Passo alto, tempo che questo scende. Io vado. Quell'altro pure. Ve l'ho detto che la fase qua degli spaventapasseri mi sembra estremamente facile in realtà. Cioè, sì, un piccolo colpetto glielo dà quando lo... piano, 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 piano. Indietro, 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 indietro. Ok, indietro. Vai. Vai. Full sereno. Ricordatevi, ogni volta che esce un episodio di questo gioco potrebbe essere l'ultima volta, eh. Anche questa potrebbe essere l'ultima volta. A prescindere dal fatto che finiremo o meno il gioco. E non lo posso sapere, perché non ho idea di quanto possa durare ancora questo calvario. Qui ho osato troppo, ho osato troppo. Oddio, mi ha aiutato però. Mi ha aiutato. Allora gli spaventapasseri non sono il male. Buono, buonissimo, buonissimo. Non toccare... maledetto, l'ultimo stava per fregarci, veramente. E invece no. E invece la fase è superata, ragazzi. Incredibile. Le rocce quelle lì grigie, evitiamole. E sarà facile, suppongo. Comunque, raga, la scuola dovrebbe essere finita da un po'. Io sto preregistrando un po' di video, perché ho un po' di impegni quest'estate, lavorativi, perché fino ad agosto le vacanze non esisteranno, probabilmente. Però ci sta. L'importante è prendere un periodo per refrigerare la mente e rifocillare tutto. Ok, buoni, buono. Lì non ci devo passare assolutamente, eh. Quindi dobbiamo tirare sulla destra. Oh mio Dio, se prendo quella roccia e la hitto è finita. Meno male c'è il bordo qua che mi aiuta. Ah, c'è della dinamite esattamente in quel punto, mi stai dicendo? Bene. Ho come l'impressione che se tocchiamo una di queste pozzanghere... non sono pozzanghere, non lo so cos'è, raga, non ho idea. Però sono riuscito a passare esattamente nel mezzo, cosa molto improbabile, ma ce l'ho fatta. Non può piovere per sempre, vi torna? Complicatissimo sopra questo materiale. Ok. Comunque dovete sapere che nel primo episodio non sapevo che il mouse, oltre a direzionare l'omino, direziona anche la palla. È una cosa che ho scoperto successivamente. Ok, qua se ho capito bene, quindi come prima si fa una cosa un po' del genere. Piano piano. Piano piano. Piano 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 piano. Nessuno ci rincorre. Siamo quasi alla fase successiva, non chiedetemi come. Cioè, a parte i fail miserabili iniziali in cui non mi ricordavo bene i comandi per il movimento, stiamo andando a Dio. Però è quando pensi che tutto stia andando bene che andrà male. Quindi focus, concentrazione. Non l'hai messo dentro finché non l'hai messo dentro, ricordatevelo. Lo Stifler sa tutto. No, naso, oh mio Dio, il naso non te lo puoi grattare così quando vuoi, eh. Come dovrei passare da lì, scusatemi? Devo stare esattamente al centro? Ah no, basta stare qua in realtà. Facile. Cosa? No, raga, quelle aggeggi fanno vento. Ma che vuol dire? Ma che significa? No, io devo grattarmi il naso. Devo grattarmi il naso. Devo soffiarlo probabilmente. Ok. Cosa significa? E me la sta spingendo via. Me la sta spingendo via, ragazzi. Sto cercando di gestirla con il mouse. Sta spingendo via la palla, raga. E la direzione opposta a dove la sto mandando. E guarda che lavori di là. Di là, oh mio Dio, non fare cagate, ti prego. Non fare cagate, ti prego. Non fare cagate, ti prego, non fare cagate. È ingestibile, è ingestibile, è ingestibile. Supera questo pezzo, ti prego. Ok. Oh mio Dio. Ah, qua dà proprio un colpo secco, guardate. Qua dà un colpo secco l'aria. No,
Si è fermato. Ah no, si è fermato, col cavolo. Colpo secco, passo io. Passo, ci passa lì sotto. Oh mio Dio, preciso. Meno male. Dritto, piano. Piano. Nessuno ci rincorre, ripeto. Dobbiamo solamente clacciare questo gioco. Così l'abbiamo fatto e non ci pensiamo più. Secondo me questa folata qua è grave, eh. Wow. Siamo ad un altro possibile checkpoint. Possibile. Colpo d'aria e vado. Vado adesso. Yes, sir. E andiamo. E andiamo. Ok, qua il terreno è veramente brutto, se posso dirlo, eh. Perché il terreno è così? Oh mio Dio, siamo su Marte! Allora, sembrerebbe in parte agevolarmi. Ma quei cannoni... Allora, questo livello probabilmente ci hanno dato per darci fiducia nell'umanità e nei creatori del gioco stesso. Il cannone non sembrerebbe sparare. Non spara. È lì, tanto per, ma non spara. Tanto meglio, no? Oddio, questa fase finale mi sembrano leggermente più alti i crateri. Sarà mica fatta apposta? Che uno dice, vabbè, nel chilling questo livello è andato in piacere. Piano, piano. Non la tiene. Non ci posso credere. L'ho guffata da solo. Mamma mia, Stefano! E ci siamo! Cosa sto vedendo in lontananza? No, raga... A parte le rocce qua che arrivano, va bene, dovrebbero essere abbastanza semplici da evitare. Ma sopra ci sono delle palle di neve! Oh mio Dio! Ok, vabbè, qui andiamo avanti. Quando passa la roccetta, si sale. Devo aspettare, probabilmente. Aspettiamo che arrivi. Ok, vado ora. Se la colpisce me la manderà chissà dove, nella stratosfera. Top, 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 top. Allora, se quella palla di neve mi colpisce, secondo me... È finita. Aiuto. Aiuto. Allora spara. Questo qui spara poco dopo che ha sparato quello a destra. Quindi appena sparerà quello a destra, noi prendiamo il timer e andiamo. Quindi sta per sparare quello a destra. Andiamo. Ora. Ora mai più. Ora mai più. Ora mai più. Easy. Easy. Non è difficile. Non è difficile. Veloce. Veloce. Sta arrivando, mi prende! Oh mio Dio, la collisione era quasi imminente e invece no. No dai, sul serio, a parte gli scherzi, ma quanti livelli ci sono? Perché non... Cioè, io non vedo una fine. Oh, Asurri, se la scilla su GTA. Io, raga, non vedo una fine. Oh, lo sapevo, raga, si scivola. Si scivola, ragazzi, si scivola pesantemente. Si scivola pesantemente. Oh, santa miseria. No, devi far piano, devi fare piani. Si scivola un botto, raga, la palla è incontrollabile. Oh mio Dio. È snervante. È snervante. Allora, meglio di A Difficult Game to Climb, perché lì veramente non puoi mollare un secondo la presa con il tasto del mouse. E ti fa, cioè fa male la mano, ve lo giuro. Fa male. Allora, questa struttura qua sulla destra ci fa capire che se la palla ci arriva con un minimo di rincorsa, lo sorpassa sicuro, garantito. Io devo passare là sopra? No, dai. Tienila, tienila, tienila. Oddio, ci siamo. Piano, piano, piano. No, lì mi cade per forza. Lì, raga, mi cade. Lì, raga, mi cade. Oh mio Dio, ma quanto è piccola. No, è follia allo stato puro. È follia allo stato puro. Non so se vi rendete conto di quanto è piccolo. Oh no, è finita. Ok, spero che non siano stati così infami da farlo troppo alto che non c'è modo di farlo salire. Cioè, vi rendete conto di quanto è piccolo questo pezzettino? Questo pezzettino qua dove dovrei farla passare io? Vediamo, vediamo se è fattibile. Ah! Sono un genio! Sono un genio, sono un genio, sono un genio, sono un genio, sono un genio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, let's go! Vamonos! Next livello! Next livello! Se! 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 Dunque, qua terreno un po' scosceso e là sopra vedo una rampa in legno. Ok. L'unica strada che dobbiamo percorrere è la rampa di legno? O c'è un'altra strada possibile, immaginabile? Posso passare intorno alle rocce? Sì. Sì che posso. A sinistra.
Perché allora la rampa di legno? Immaginate adesso, tipo, non so, Cat Mario sprofonda il pavimento qua e torno all'inizio. Ovviamente sapete già cosa accadrebbe in quel caso. Denuncina agli sviluppatori e passa la paura. Dai, questo pezzo non è neanche tedioso, vi devo dire la verità. Cioè, qua siamo nel full chilling in questo momento. Ho fatto di peggio, ma di molto peggio. Ma stiamo scherzando? Questo in realtà non è niente. Non so a che punto siamo, ma stiamo andando veramente da Dio. Ma quindi questi geyser come funzionano con esattezza? Posso chiedere? Ah, probabilmente l'importante è che non ci sia la palla sopra. Facile allora, no? Basta non metterci la palla sopra. Ok. Easy. Non ce la metto sopra. Vado dritto. Ed è facile. Niente può andare storto. Geyser funzionare. Steppi aspettare. Geyser finito. Steppi andare. Facile. Buoni, buoni, buoni. Calmi. Mi passa di sotto il pallone, eh. Lo dico, ok. No! No! Oh, calmi, 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 calmi. Top! Top! Destra, destra, destra. Destra. No! No, per l'amor di cielo! Per l'amor di cielo! Pallone, aspettare Stefano! No, geyser! No, geyser, no! Pallone, aspettare Stefano! No! Ok, no! No, 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 non mi trolla. No, ha superato la roccia, vomito. Fermati lì, per l'amor di Dio. No, 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 no. È stato bello finché è durato. Non sapremo mai com'è la fine e dove sarebbe finito. Maledetti. Secondo te io riparto da lì? Ma lo sai, più volentieri mi taglio un mignolo del piede. Cioè, allora, vi giuro, avrei accettato fino a qua, fino a prima dello stage del ghiaccio l'avrei accettato. Ma mi state prendendo per il culo? Ora posso correre sul ghiaccio e non mi succede niente? Pff, io non voglio, non voglio! Ah, altri 20 minuti e poi dove si ferma e chissà mai se ci sarà l'episodio 5. Oh, qua, 4. Dunque, vediamo se siamo stati fortunati prima, perché magari siamo stati fortunati e sarà un disastro. Non mi sento bene. Ti devi fermare per forza quella roba lì, eh. Devo stare zitto, ragazzi. Sono io e porto sfiga. Sono io che me la gufo da solo. Ma poi quanto dura ancora questo gioco? Cioè, dopo i geyser, quanto ancora devo spingere? Quanto ancora? Quando ci sarà la gioia di dire ok, it's over? Ok, la ripiazzi lì. Adesso devi fare la mossa giusta al momento giusto, eh. Piano, 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 piano. Mossa giusta al momento giusto. Ehi, 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 ehi. Ma perché? Raga, è difficile controllarla, molto difficile. Oh, dove vai? Stai buona. Stai buona. Stai qui. Ok, ci proviamo di nuovo. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Top. Poi tutte queste rocce infami sono proprio disposte in modo tale che se da dietro ci passa gli funzia da rampa. Incredibile. Maledetti. Comunque questo gioco può aiutarvi magari nella relazione con il partner, perché la pazienza che investite qua dopo qualsiasi cosa accada, non c'è verso di incazzarsi, non c'è verso. Rivedo i geyser. Ci siamo quasi. Ah, ve lo dico, obiettivo per oggi, se vogliamo la mia sanità mentale e un nuovo episodio, superare i geyser e poi interrompere tutto e andare a fare altro. Ok, bello, un bel colpo, mi sei piaciuto. Boom, back in the business. Piano, siamo tornati ai geyser. Adesso dobbiamo superare i geyser. Ne va del mio onore. Siamo ritornati al cerchio della morte, ragazzi. No way. No, 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 giù, giù, giù. Ok, questa è la buona. No, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego! No! No, 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 ragazzi. No, ragazzi. No, 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 no. No! No! Con quale probabilità fai questo? Che bastardo. Al centro l'ho rimesso. Al centro, non ti vergogni. Non ti no, ti devi vergognare. Ti prego lì.
Raga, se supera il ghiaccio non rivedremo mai più questo gioco, sappiatelo, eh. Che culo. Che culo che avete. Che culo che avete. Vi giuro, se tirava dritto alla neve, fine, the end. Mai più nella vita, mai più. Basta. No, ragazzi, fatemi salvare. No, dai, non mi sento bene. L'ho appena fatto! Per la seconda volta. Ragazzi, il terzo episodio di questo gioco, che non voglio neanche nominare, tipo Voldemort. Non devo dirlo. Colui che non deve essere nominato. Termina qua. Arriverà il quarto. Può darsi. Quando? Non lo so. Se vi siete divertiti, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, della campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Qua sempre tutto. Buone! Basta, ve lo giuro, la distrazione di una frazione di secondo in cui non regoli bene dove la metti. Non la riprendi più. Non la riprendi più, ragazzi. Non la riprendi più. Hmm.